per Rete Zero con Alvise Casciani in conclusione di un convegno sul tema della sanità davvero significativo. Una coraggiosa provocazione in tempi difficili, complessi per la sanità pubblica. Il sindacato c'è, questo è il messaggio della UIL, Alvise. Sì, il sindacato c'è oggi e ci sarà ancora maggiormente in futuro. Noi oggi abbiamo fatto questo dibattito parlando di sanità, parlando di previdenza, parlando di assistenza. Ieri l'abbiamo fatto sulla pubblica amministrazione, sulla scuola. Domani continueremo sui trasporti, sul territorio, sull'organizzazione territoriale. Beh, diciamo che abbiamo voluto mettere in piedi questi tre giorni sui problemi veri che esistono in questo territorio, per affrontarli insieme ai cittadini, insieme alla politica, per portare avanti delle idee, delle proposte, degli impegni che possano comunque rilanciare questo territorio, perché questo è un territorio morto, dove non c'è più lavoro, il tasso di disoccupazione al massimo, c'è una sanità che non è degna di questo nome, ci sono i trasporti che non ci danno collegamenti con la stessa Roma, e quindi abbiamo problematiche grosse da risolvere. Quindi ecco, questi tre giorni proprio nello spirito di poter risolvere questi problemi. Ci auguriamo che la cittadinanza ci segua, ma perché tutti insieme, noi, sindacato, politica, cittadini, sicuramente troveremo una soluzione e far ripartire questo territorio anche per i giovani, per il futuro, proprio per ricostruire un futuro migliore che oggi non c'è. Alvise, anche per superare il provocatorio slogan Rieti centro d'Italia ma fuori dal mondo. Esatto, quindi vogliamo riportare Rieti proprio al centro d'Italia, perché in effetti Rieti non è fuori dal mondo, è ancora più fuori, che non so come definire la cosa. Noi abbiamo fatto un manifesto, più che un manifesto abbiamo fatto un'iniziativa nel 2012, proprio Rieti centro d'Italia fuori dal mondo. Vorremmo che questa cosa si recuperasse e tornasse di nuovo ad essere il centro d'Italia. Per chiudere, Alvise, una coraggiosa iniziativa questa tre giorni. Da quale idea, da quale spunto è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata proprio dal disagio che i cittadini di questa città incontrano tutti i giorni, e quindi è venuta l'idea di fare qualcosa per rimuovere questo ostacolo e questi disagi. Una risposta che vuole essere convincente: il sindacato c'è, la UIL c'è. La UIL c'è, ci sarà, ci auguriamo di esserci insieme ai cittadini e ci speriamo di essere supportati, accompagnati proprio dai cittadini. Grazie davvero. Alvise Casciani, UIL Rieti. Buonasera. Grazie.